Il database documentale di Cleos può gestire un numero illimitato di documenti di diverse tipologie. L'editor interno di Cleos permette di modificare e visualizzare promemoria, relazioni telefoniche ed email in formato EML o MSG. Include anche un visualizzatore di PDF. Cleos utilizzerà il software di videoscrittura del vostro computer per redigere e modificare i documenti. Utilizzerà i software registrati sul vostro PC per modificare altri tipi di file. Tutti i documenti gestiti da Cleos sono conservati nella massima sicurezza sul cloud. Quando si modifica un documento utilizzando il proprio programma di videoscrittura, il documento sarà automaticamente caricato nel database documentale di Cleos. Mentre si lavora con il programma di videoscrittura, si opera su un file temporaneo. Per caricare automaticamente il file nel cloud è necessario chiudere e salvare il documento. Dopo la chiusura del programma di videoscrittura, Cleos automaticamente archivierà le modifiche e caricherà il file nel cloud. Prima di poter iniziare a lavorare con documenti in Word, è necessario installare Cleos Assistant. Per avviare l'installazione, cliccare sul collegamento Scarica nella barra arancione in alto. All'avvio del download, lo stato di avanzamento viene mostrato in basso a sinistra se si utilizza Chrome, in Edge invece nella parte superiore destra della finestra. Al termine del download, cliccare su di esso per eseguire l'installazione. Dopo aver eseguito il file cleosassistant.exe, verrà mostrata la procedura guidata di Cleos Assistant. Cliccare su Avanti. Accettare la licenza e cliccare su Installa. Cliccare su Termina per completare l'installazione. Se il download non si è avviato automaticamente, cliccare nuovamente su Eseguire nuovamente il download. Se l'installazione è andata a buon fine, clicca sull'icona Home. Quando si modifica o si crea un documento, appare questa finestra. Cliccare su Modifica. Dopodiché consenti sempre a Cleos App di aprire i collegamenti di questo tipo e cliccare su Apri. Per motivi di sicurezza, Cleos Assistant chiederà di inserire la password di accesso a Cleos, solo per la prima volta. Inserire la password e cliccare su Conferma. Il documento interessato si aprirà automaticamente. Al termine delle modifiche, chiudere il file e cliccare su Salva. In Cleos apparirà una notifica per segnalare che l'archiviazione del documento è avvenuta con successo. Il modulo generale dei documenti permette di visualizzare l'intera lista dei documenti di tutte le pratiche di Cleos. Tramite i filtri accanto alla barra di ricerca è possibile filtrarli per tipologia, data e altri dati principali. La scheda documenti della singola pratica permette invece di poter gestire i soli documenti della pratica in lavorazione. Le funzioni sui documenti sono le stesse in entrambi gli ambienti. Per creare un documento è necessario cliccare su Nuovo. Documento. La generazione di documenti su Cleos è basata sull'utilizzo di modelli. La configurazione di default di Cleos include già modelli per i documenti utilizzati più frequentemente. È possibile aggiungere altri modelli che saranno disponibili nella categoria Modelli Studio. Creando il documento dal modulo generale, è fondamentale scegliere il fascicolo in cui salvarlo. Creando il documento dalla scheda Documenti della pratica,
Il campo fascicolo sarà automaticamente compilato e il documento automaticamente salvato nella pratica di partenza. È poi possibile assegnare al documento nome e descrizione. È possibile scegliere un modello e poi cliccare su Crea documento. Il modello sarà scaricato dal cloud e il nuovo documento si aprirà nel vostro programma di videoscrittura predefinito. Inserire le informazioni richieste per la compilazione del documento e cliccare su Conferma. Più la pratica collegata al documento è profilata, più il documento sarà completo. Le informazioni richieste durante l'autocompilazione del modello vengono inserite nel documento solo se sono presenti nella pratica. Se per esempio nel documento è previsto che venga riportato il nome del proprio cliente, questo figurerà nel testo solo se il soggetto è stato precedentemente inserito nella pratica. Cleos include anche le caratteristiche di base di un normale client email. Si può quindi usare Cleos per inviare e ricevere email. È possibile inviare un'email tramite la funzione Nuovo, Email, nella scheda documenti generale o della pratica. Cleos permette di definire modelli di email, inclusi testi standard che si possono utilizzare in molte comunicazioni in formato elettronico. È possibile trovare i modelli per email cliccando sulla destra su Modello, seleziona Modello, scegliere quello interessato e cliccare su Seleziona. Tramite il pulsante Invia email si invia il messaggio e se ne salva una copia come documento della pratica. Il pulsante Salva come bozza permette all'utente di salvare l'email come bozza ed inviarla in seguito. In alternativa è possibile gestire le email in Outlook, attivando integrazione con questo client di posta. In fase di creazione o consultazione delle email da Cleos verrà aperto Outlook anziché l'editor di Cleos. Per poter abilitare questa possibilità è necessario aprire la sezione Mie preferenze, Documenti ed email, Generale e inserire il flag apposito Usa Outlook per le email. Cliccare alla fine su Salva opzioni documenti ed email. Il plugin di Outlook per Cleos permette di gestire le email in Cleos direttamente tramite Outlook. È possibile scaricare il plugin sulla pagina dei download di Cleos. Installare il plugin bisogna scaricarlo, lanciare il file eseguibile ed eseguire le istruzioni a schermo. Raccomandato per importare un documento su Cleos è l'utilizzo dell'opzione Drag and Drop. Trascinando un documento nell'elenco delle pratiche o in qualsiasi altra schermata di Cleos, il campo della pratica nella finestra di dialogo sarà vuoto e sarà necessario selezionare una pratica di destinazione. Trascinando invece il documento in una pratica aperta, il documento sarà importato automaticamente in essa. È possibile trascinare una selezione di più file. Questa è la procedura consigliata per importare un gruppo di documenti. In alternativa, il pulsante Import File consente di importare uno o più documenti. È possibile utilizzare la funzionalità drag and drop per importare file allegati a email. In alcuni casi può essere necessario recuperare un documento dal cloud per utilizzarlo su un computer locale. È sufficiente utilizzare il comando scarica.
È possibile scaricare un documento singolo o un gruppo di documenti. È anche possibile scaricare il documento originale, modificabile, o una copia in PDF dello stesso documento. Il download può richiedere un po' di tempo, a seconda delle dimensioni dei documenti selezionati e della velocità della connessione ad internet. Nel frattempo è comunque possibile continuare a lavorare su Cleos. Gli incarichi fungono da strumento di comunicazione interno. Quando si assegna un incarico a un'altra persona dell'ufficio, le si chiede di assolvere a un compito specifico su un documento, un'email, un promemoria o un report telefonico. Permette di assegnare un'operazione come leggere, rivedere, scrivere, stampare. È possibile definire tutti gli incarichi che si desidera per un documento e assegnarli alla stessa persona o a più persone. È possibile creare incarichi per documenti, email, promemoria e report telefonici. Per definire un incarico, cliccare sul comando Incarico, Nuovo, su un documento contenuto in una pratica. Questo pulsante è disponibile nell'elenco dei documenti della pratica e nella lista generale dei documenti. Nel caso di promemoria e report telefonici, è possibile definire l'incarico nel momento in cui li si genera. Per esempio, possiamo chiedere a un altro utente di revisionare questo documento. Se si riceve un incarico di revisione, per esempio, possiamo definire un nuovo incarico a qualcun altro chiedendogli di rivedere il documento in propria voce dal comando Riassegna. Gli incarichi sono mostrati sulla scrivania di Cleos nel widget Incarichi o ancora nel modulo Generale Incarichi. Inoltre, all'assegnazione dell'incarico, l'affidatario riceve una notifica. Cliccando su Anteprima nella notifica ricevuta o tra i comandi richiamabili dai tre punti in corrispondenza del documento, è possibile modificarlo impostandolo per esempio come completo. In alternativa è possibile, cliccando sul menu tre punti, impostarlo come completato. È possibile ancora adempiere un incarico direttamente nel widget in home page o nel modulo Generale incarichi. La scheda documenti della pratica contiene la funzionalità di esplorazione dei documenti. La funzione di esplorazione documenti è posta sulla sinistra e contiene l'albero delle cartelle virtuali. Il numero fra parentesi indica quanti documenti sono contenuti in ciascuna cartella. La scheda documenti della pratica mostra di default tutti i documenti contenuti in essa, la cartella virtuale denominata tutto. È possibile cliccare su qualsiasi cartella per filtrare l'elenco dei documenti. La cartella viene assegnata quando si crea o si importa in Cleos il documento. Per cambiare la cartella di un documento, selezionare l'opzione Proprietà dal menu richiamabile dai tre punti.
In configurazioni studio, documenti e cartelle documenti è possibile configurare la struttura dell'albero delle cartelle virtuali. Dal menu tre punti in corrispondenza di un documento sono presenti altre funzioni. Anteprima permette di visualizzare il documento direttamente tramite web viewer, senza aprire il programma di videoscrittura predefinito locale. Modifica apre il documento tramite il programma di videoscrittura locale. A seguito della chiusura e del salvataggio del documento, le modifiche vengono automaticamente salvate in Cleos. Visualizza. Apre il documento tramite il programma di videoscrittura locale in sola lettura. Duplica permette di duplicare il documento in Cleos nella stessa o in un'altra pratica. Invia permette di inviare quel documento come allegato in una nuova mail. Incarico permette di creare un nuovo incarico associato al documento. PDF permette di generare la versione PDF del documento Word selezionato. Proprietà permette di modificare titolarità del documento, titolo, fascicolo e cartella di riferimento. È inoltre possibile modificare o aggiungere una descrizione. Versioni permette di consultare i precedenti salvataggi dello stesso documento. Autorizzazioni permette di impostare accessi personalizzati sul documento a un particolare gruppo o a uno specifico utente. Stampa permette di stampare il documento. Scarica permette di scaricare una copia locale del documento. Aggiorna alla nuova versione permette di importare un documento come nuova versione di quello selezionato. Elimina permette di cancellare il file dal database di Cleos. Sposta in permette di spostare il documento in un'altra pratica o in un'altra cartella. In fase di consultazione di una ricerca su OneLegale, ne è permesso il salvataggio in una pratica di Cleos. Sulla parte destra della pagina sarà possibile utilizzare la funzione Aggiungi ad una pratica di Cleos. Si aprirà una finestra pop-up che ne permetterà di scegliere la pratica e la relativa cartella in cui salvare la ricerca, avendo anche la possibilità di modificare il titolo. A seguito dell'inserimento della ricerca nella pratica, sarà possibile ritrovarla nella scheda Documenti nella cartella selezionata in fase di salvataggio. Cliccando sul titolo della ricerca, questa si aprirà in OneLegale in una nuova scheda del browser.